Siamo con Aldo Bonomi, sociologo, che ci ha parlato dell'uso del BES per capire se i sussulti del territorio si fanno voce. Un grande appena scomparso, Beccattini, dice: occupiamoci della coscienza dei luoghi da questo punto di vista. Ebbene, ecco, quei sussurri mi servono per capire se la coscienza dei luoghi fa condensa. E un po' di condensa c'è, certo, tutta una serie di indicatori dicono che lentamente una serie di cose fanno condensa. Non bastano ovviamente a incidere e a cambiare la retorica dei flussi. È un dibattito molto aperto, giustamente voi fate riferimento, come tutti noi, rispetto alla sostenibilità, agli obiettivi ONU 2030. Certamente ognuno di noi fa riferimento, leggendo il BES oggi, a quello che è il dibattito di Parigi l'altro ieri, dove Trump dice non ci sto e giustamente il presidente francese dice guardate che abbiamo già superato la soglia della sostenibilità, con tutto ciò che significa. Quindi abbiamo grandi problemi di globalizzazione che impattano sui territori. I territori come reagiscono? Reagiscono rispetto a tre categorie di cui abbiamo discusso anche stamattina. Certamente molti impauriti si rinserrano nel rancore, ma c'è anche una forte comunità di cura, e qui la comunità di cura c'è, il BES è comunità di cura, il BES rimanda alla cura. Io dico, e l'ho detto oggi, che ad esempio fare sindacato significa occuparsi di quei dati che il BES ci dice: aumentano le povertà, perfetto, non è mica un problema solo della Caritas, è un problema delle rappresentanze, soprattutto le povertà toccano i giovani, e a maggior ragione dobbiamo cominciare a occuparci di questo, dobbiamo allargare la comunità di cura. BES significa allargare la comunità di cura. Certo, la comunità di cura da sola non ce la fa rispetto al rancore, se li metti in contrapposizione vince sempre il rancore e la paura. E quindi dobbiamo ragionare sulla comunità operosa. Dobbiamo sperare nella comunità operosa, che significa tutte quelle retoriche di cui parliamo, quando i sussurri diventano retoriche, green economy. Non c'è green economy senza green society. Vuol dire che bisogna anche ragionare di un modello di sviluppo che cambia, che incorpora il concetto del limite, non per non far più profitto, ma per fare un altro profitto equo e sostenibile. Grazie.